Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pollo alle mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono bocconcini di pollo infarinati con amido di mais, mandorle, scalogno, zenzero in polvere, olio di semi di girasole, acqua, dado bimbi, salsa di soia e sale. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 50 g di mandorle e le facciamo tritare per 7 secondi a velocità 4. Unire il resto delle mandorle. 20 g di olio di semi di girasole, e facciamo insaporire per 5 minuti, 90 gradi, velocità 2. Mettere da parte in una ciotola, senza lavare il boccale, mettere lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Unire il resto dell'olio. Lo zenzero. Ed insaporire per 3 minuti. 120 gradi. Velocità 4. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Mettere i bocconcini di pollo. Ed azioniamo il bimby. Per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il dado l'acqua. E lo facciamo cuocere per 14 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere le mandorle. La salsa di soia e un pizzico di sale. E facciamo proseguire la cottura per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il pollo alle mandorle è cotto, impiattare e servire. Pollo alle mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!